Ciao a tutti, mi chiamo Gianmarco. Per chi non lo sapesse, avevo una pagina Facebook dove pubblicavo video in cui interpretavo diversi personaggi usando la parrucca, dove facevo anche doppiaggi comici, ad esempio di Twilight, Il mondo di Patty. Ho iniziato a fare video nel 2015, li caricavo sul mio profilo privato e i miei amici mi hanno detto di provare ad aprire una pagina e l'ho aperta. In quegli anni facevo i video perché mi divertiva e perché pensavo di poter far divertire gli altri. Solo che quando cerchi di fare divertire gli altri devi anche ricordarti di pensare a te stesso. E piano piano in quegli anni, per un motivo o per un altro, ho incominciato a sentirmi in ansia per quanto riguarda i contenuti della pagina. A scuola stavo passando dei momenti un po' brutti e vedevo questa cosa riflettersi sulla qualità dei video, anche sulle idee, e difatti mi sono bloccato, non sentivo più alcun tipo di creatività. Avevo anche la passione della scrittura e quest'ansia mi ha fatto bloccare in tutto. Ho smesso di scrivere, ho smesso di fare i video, ogni tanto quando riprovavo a farli fallivo, secondo il mio punto di vista. Quindi ho lasciato andare la pagina e ho pensato di dover abbandonare questa passione. Purtroppo quando ci convinciamo di non essere capaci a fare qualcosa oppure di farla nel modo sbagliato, quando magari non è necessariamente vero, diventa difficile. Diventa difficile sviluppare la propria passione e ad un certo punto ti ritrovi a dire perché ho abbandonato tutto. E passati diversi mesi dall'ultima pubblicazione di un video, ho incominciato a sentire di nuovo il bisogno di esprimermi. E il fatto che adesso sia per me più difficile esprimermi in un video rispetto ai primi anni in cui avevo aperto la pagina è una cosa che voglio affrontare, è una cosa importante per me. Non penso di aver mai parlato in questo modo a chi mi seguiva, a chi guardava i video, a chi li commentava. È sempre stata una cosa verso la quale non mi sono mai aperto moltissimo. Ma forse il modo migliore per riavvicinarmi a questa passione è parlarne di fronte alla telecamera. E chi lo sa, magari qualcuno mi capirà, magari qualcuno potrà condividere i miei stessi sentimenti o raccontare le proprie esperienze. Quindi, dopo avervi raccontato quello che è successo da quando ho smesso di pubblicare i video, voglio arrivare al punto. Il punto è che voglio ricominciare a fare video. E di sicuro esorcizzare i miei demoni interiori di fronte a persone che non conosco è un primo passo. Non sarà facile, ma le cose facili alla lunga stancano. A volte forse la cosa migliore è andare incontro alle difficoltà e cercare di uscirne vivi. Se non altro con una buona salute mentale. Nel terminare questo lunghissimo e noiosissimo video, vorrei ringraziarvi per l'attenzione e... Quindi vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video e buona giornata.